Il centro stampa Genga, in collaborazione con la pizza al taglio di Andrea Santini, telefono 0732 21000, presenta la terza puntata della trasmissione Punto Settimana. In apertura del nostro filmato un pensiero ad Oscar Fracassini, che un anno fa ci ha lasciato, e noi lo vogliamo ricordare ricordando che verrà celebrata una messa il 22, quindi 22 agosto, quindi dopodomani, 20, 21, 22, alle ore 17:30 presso l'abbazia romanica di San Vittore. Poi vogliamo ricordare un altro amico, Coba, adesso io non so né il nome preciso o il cognome, però qui era conosciuto come Coba, uno dello Sri Lanka, venuto in Italia una ventina d'anni fa, e aveva trovato il lavoro all'Elica e si era formato una famiglia con una ragazza dello stesso paese, ha due figlie, quindi un pensiero anche per Coba. Adesso passiamo al nostro argomento principale. Prima di tutto dobbiamo dire che molta gente si lamenta perché quando telefona al numero 800 166 250 la gente dice che non risponde nessuno. Amici miei, c'è un operatore solo, quindi dovete avere pazienza e dovete riprovare a più riprese, perché purtroppo non è un operatore solo, non è in grado di soddisfare tanta gente. Io vi do il numero della biglietteria, 0732 90 50 20, per le informazioni generali, dato che dovrà essere costruito il nuovo ufficio informazioni. Il nuovo ufficio informazioni sarà tra lo sviluppo foto e la biglietteria, quindi la prima porta e la seconda porta verrà divisa da un muro non dico in cemento armato, ma in un divisorio in cui verrà inserito il nuovo ufficio informazioni, perché l'ufficio informazioni presso la biglietteria delle grotte attualmente non c'è. Quelli che stampigliano i biglietti alle grotte non hanno tempo, perché quando stampano i biglietti, scusate, ma non riescono a rispondere alle vostre richieste. Quindi vi consiglio di chiamare anche l'ingresso delle grotte, 0732 90 090, se dovete chiedere informazioni generali. E vi ricordo che le prenotazioni per i singoli non esistono assolutamente. 1, 3, 5 persone, no. Le prenotazioni per i gruppi, minimo 20 persone, che vengono fatti. Se voi non riuscite a telefonare al numero verde 800 166 250, dovete inviare una mail a booking@frasassi.com. booking@frasassi.com è l'email ufficiale dell'ufficio prenotazioni, quindi praticamente avrete modo di gruppi minimo 20 persone, lo ricordo, non fate stupidaggini perché nemmeno vi rispondono, minimo 20 persone, nemmeno per i gruppi stranieri per 3, 4, 5 persone, minimo 20 persone, va bene? Avete capito? Ok.
Allora, il call center purtroppo avete capito che c'è una persona sola, mentre ci dovrebbero essere due postazioni. Io prego l'amministrazione delle grotte di Frasassi a mettere nel periodo estivo, ormai vabbè, l'estate sta per finire, ma per la prossima stagione non uno ma due operatori, perché il numero verde è adattato non per uno ma due operazioni. L'operatore numero uno deve escludere il telefono numero due perché non riesce a soddisfare la risposta. E tanta gente chiama il numero presso l'ufficio mio, rispondo io, e che dicendo che il numero verde non risponde nessuno. Non è vero, perché quando a un numero risponde una persona sola, come fa una persona sola a rispondere a due telefonate? È praticamente difficile. Io tante volte do anche il numero della biglietteria, però la biglietteria non è un numero per la risposta alle vostre soddisfazioni, quindi dovete avere pazienza. Per quest'anno penso che il numero non sarà adatto per la risposta. Quindi il numero verde 800 166 250 sarà, spero, attivo per due postazioni l'anno prossimo. E amici miei, fra 10 giorni saranno 40 anni che le grotte sono state aperte al pubblico. Io sono uno di parte, dato che il 1 settembre 1974 sono stato assunto pro tempore, nel senso che mi hanno assunto in prova. Io ho iniziato ufficialmente il 3 ottobre, un mese dopo, però le grotte hanno aperto il 1 settembre 1974. Voglio ricordare tre personaggi che hanno dato l'input alla vita di queste grotte. Presidente fu Corilano Bruffa. Il segretario comunale del comune di Genga all'epoca, direttore delle grotte, era Romanini Erino, mentre il sindaco del comune di Genga era Romanini Sante, tutti e tre defunti da diversi anni. Io li ricordo perché grazie a loro le grotte hanno avuto origine. Poi più avanti pubblicherò dei servizi, degli special, dei video per dei 40 anni dell'apertura delle grotte. Non la faccio lunga perché noi abbiamo una scaletta e il direttore di produzione Andrea Pizzaltaglio, se no mi fa la forbice, mi dice l'hai fatta troppo lunga. Difatti io non voglio fare la trasmissione lunga, perché sennò dopo la gente quando guarda il mio video si stufa. Allora io risollecito il bancomat, perché tra gli sportelli che devono essere messi presso la biglietteria è il bancomat, lo sportello banca. Io non dico mi metto in ginocchio, prego, bacio la terra, ma porca miseria, Veneto Banca è la banca nostra qui, la Cassa di Risparmio De Fabriano e Cupramontana, ha accettato l'accettazione e la messa in opera dello sportello Bancomat, Veneto Bancomat, perché non lo mettono? Quanto ci vuole? Basta che porta tutto il marchingegno, fa il collegamento, è pronto il bancomat, perché molta gente si lamenta. Sapete da dove sono io? Presso la pizzeria al taglio di Andrea Santini, e arrivare a Campolicecchio sono 1100 metri per prendere magari 50 euro, perché uno deve fare degli acquisti, deve comprare o deve pagare. È un testo di pizza, praticamente è una pizza intera. E allora
la gente si lamenta pure delle ricariche telefoniche oppure delle ricariche PostePay o altre carte che... Allora, vi dico che il secondo banco, dove voi quando venite qui al parcheggio trovate i bagni, poi trovate le parti alimentari, i chiosci alimentari sulla sinistra. Beh, il secondo chiosco è di Angela Moretti, è abilitata a fare le ricariche telefoniche. Dovete ricaricare il vostro PostePay e Angela Moretti vi ricarica il PostePay. Volete giocare con i gratta e vinci, Angela Moretti vi dà i gratta e vinci. Un altro signore che vi ricarica il telefonino si chiama Luigi Picciano, è la bancarella, è una delle bancarelle, che cercatele, Luigi c'ha la barba, c'ha il barbetto, lo trovate subito, perché vicino praticamente alla prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima bancarella, andate avanti, trovate Corinna, trovate Marica, trovate Marino, poi trovate Luigi Picciano. Lui vi fa le ricariche telefoniche. Telefona nel suo bar a Iesi, fa la ricarica. Fin quando la ricarica non è avvenuta, non vi chiede i soldi. Quando la ricarica è avvenuta, vi chiede i vostri 10, 15, 20 euro. Quindi praticamente la garanzia è assoluta. Poi, dove stanno i POS se dovete fare degli acquisti? Allora, la prima bancarella, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bancarelle, andate avanti, trovate la bancarella, quella, avete Mariani Marino, poi la quarta bancarella, Minerali e Fossili, sempre Mariani Marino, ha il POS. Poi al centro della bancarella trovate Christian, che viene dal Marocco, ha il POS. Poi altri POS non ci sono, anche se l'anno prossimo il governo ha deciso che qualunque chiosco, qualunque commercio, qualunque esercizio si dovrà dotare di POS. Quindi praticamente dall'anno prossimo sembra che il POS lo troviate dappertutto. Certo che se fate acquisti da 5, 10, 15, 20 euro non vi conviene, perché è più la spesa che l'impresa, perché ci sono le spese, no? Quindi dovete pagare le spese e l'operatore che vi fa il POS non gli interessa. Però a voi, quando andate a vedere sul vostro conto corrente, trovate il decurto della vostra operazione e non vi arrabbiate, ma perché il POS vi ha preso i soldi, perché lo Stato non è colpa non è che si riprende l'operatore che vi fa l'operazione, ma è la banca o il POS che vi chiede l'operazione. Poi l'ultima notizia che vi do è che da oggi, non so per quanto, le grotte, la biglietteria vi farà l'indagine sulla soddisfazione del cliente. Quindi praticamente vi darà da riempire un modulo con delle crocette, in modo da valutare da dove venite, come avete raggiunto le grotte, se vi sono piaciute le grotte, la soddisfazione, come avete trovato l'ambiente, in modo che faremo un sondaggio in modo da capire il tipo di turismo, perché abbiamo turismo dai 15 anni, dai 16 ai 20 anni, 21 30 anni, 31 50, oltre i 50 anni. Come siete venuti, con la conoscenza delle grotte, internet, cartellonistica, tramite amici. E quindi
e siete venuti in auto, in pullman, praticamente serve per capire un po' la logistica del turismo, in modo da valutare il turismo qui a Genga. Le indagini si fanno dappertutto, io le potrei mettere anche dalla pizzeria al taglio d'Andrea, perché se vi è piaciuta la pizza, come avete conosciuto Andrea, come valutate Andrea, la qualità di Andrea, se va trattato bene, quindi ecco, l'indagine serve per valutare il tipo di turismo, quindi praticamente non è una rottura di scatole, ma serve per capire, per migliorare un po' il turismo di zona. Se c'è qualcosa che manca potete dirlo, perché avremo anche le suggerimenti, critiche o considerazioni, praticamente le note, potete dire quello che manca, se manca non lo dovete dire con la rabbia, con la cattiveria, perché praticamente non serve a niente. Noi abbiamo finito il filmato e quindi entro le prime ore di stanotte andrà in onda, e domani andrà in onda, perché da domani mancheranno 10 giorni per la vita delle grotte di Frasassi, dato che le grotte di Frasassi sono state aperte al pubblico il 1 settembre 1974. Potrete valutare in questi 40 anni la possibilità, la positività o la negatività, però non vogliamo far polemiche, noi la politica non la trattiamo. Se c'è qualcosa che non va, cercate di dirlo in una maniera un po' decente, perché sennò sono costretto a tagliare il vostro commento. Cerchiamo di costruire insieme il futuro. Io tra qualche anno andrò in pensione, quindi io non c'entrerò più niente, però se Dio vuole, quando andrò a aprire il vostro intervento, se è buono bene, se no sono costretto a cancellarlo, perché non è vero. Amici miei, buona seconda metà d'agosto, fate delle buone ferie. Un saluto dalla pizza al taglio di Andrea Santini, vi ricordo il numero 0732 21000, se dovete prenotare alcuni pezzi di pizza o alcuni testi di pizza, perché la meglio festa va fatta con un po' di pezzi di pizza, un po' di vino, o spumante, quello che volete. Però se non volete abbuffarvi più che tanto, la pizza al taglio di Andrea vi rende soddisfatti, perché è veramente buona, poi i prezzi sono buoni. La prossima volta eventualmente vi dirò le tariffe dei vari pezzi. Buona serata e ci vediamo presto.